Vediamo ora la carica e la scarica di un condensatore presentati dal libro di Amaldi a pagina 819. Questo è il circuito RC serie e questo è il generatore di FEM. Quando si chiude l'interruttore, questo generatore spinge le cariche che vanno ad accumularsi sul condensatore. All'inizio il condensatore è scarico e quindi non si oppone per niente all'inizio alla fase di caricamento. Quindi la corrente è massima alla chiusura dell'interruttore, perché in quel momento è come se il condensatore non ci fosse, perché non si oppone in quanto non è carico per niente. Quindi all'istante iniziale, per la legge di Ohm, la corrente elettrica vale F fratto R, che è anche questo valore qua. Però progressivamente il condensatore si carica e le cariche che già si trovano sulle armature del condensatore tendono a respingere le cariche dello stesso segno che provengono dalla batteria. Cioè questo condensatore si oppone a farsi caricare ancora. Così il flusso delle cariche elettriche nel circuito diventa sempre meno rapido, cioè questa corrente cala, sempre più piccola diventa, fino ad annullarsi, e questo infatti è il grafico della corrente elettrica in funzione del tempo, perché questo condensatore si oppone a farsi caricare ancora di più. Le cariche positive che stanno qui respingono le cariche positive in arrivo dal generatore. È come se il condensatore si comportasse come un controgeneratore rivolto con il più verso l'alto e il meno in basso, quindi rivolto nel verso contrario a opporsi al generatore vero. Questa corrente che diminuisce lo fa con un andamento esponenziale che è E per E elevato a meno T fratto tau, che sarebbe appunto RC. Qua vediamo sullo schermo dell'oscilloscopio la fase di carica. Attenzione che qui la fase di carica è rappresentata da un esponenziale decrescente perché è rappresentata in realtà la corrente elettrica. Se invece venisse rappresentato sull'oscilloscopio la tensione ai capi del condensatore, la carica partirebbe da zero e andrebbe verso l'alto. Quindi è comunque la fase di carica, ma se noi andiamo a guardare la corrente, abbiamo una corrente che diminuisce. Se andiamo a guardare invece la tensione ai capi del condensatore, vediamo una tensione che da zero aumenta in questo modo. È indicato qui l'istante corrispondente a 5 tau, quando ormai la fase di carica si può considerare ormai terminata, perché la corrente misurata è praticamente nulla. Si considera il processo di carica e di scarica del condensatore terminato dopo un tempo di 5 costanti tempo tau. Il libro propone tutta una parte sul bilancio dell'energia durante il processo di carica che noi per il momento saltiamo. E passiamo al processo di scarica. Come si vede dal confronto con il circuito di prima c'era la forza elettromotrice, cioè il generatore. Adesso nel processo di scarica il generatore non c'è più, c'è un cortocircuito. Togliamo dal circuito la batteria con il condensatore carico, chiudiamo l'interruttore e stavolta è il condensatore che fa da generatore per un breve periodo, il tempo che ci vuole per farlo scaricare tutto e far passare la corrente attraverso la resistenza e il circuito. Anche in questo caso la corrente è massima all'inizio, al momento della chiusura dell'interruttore, e il grafico è praticamente identico a questo, il grafico della corrente in funzione del tempo, con la sola differenza che siccome ora la corrente gira nel verso opposto a prima, perché prima girava in questo verso orario, diciamo verso positivo, e adesso invece gira nel verso antiorario, allora il grafico è identico, però parte da sotto, cioè è rovesciato in questo modo. La corrente è negativa e poi si porta a zero. Lo dice qua, l'intensità di questa corrente ha la forma rappresentata nel grafico precedente, la sua espressione è identica, stessa formula, a parte un segno meno che indica che il verso della corrente è opposto a quello di prima.